Ho colazione sana oggi, arance, banane, non mi sono preso neanche il caffè né lo yogurt, ora faccio il succo e abbastanza sano. Allora, oggi ho anche al lavoro la visita medica perché devono controllare che non abbia la broncopolmopeste. Devono controllare che non abbia la broncopolmosclerocatarro sinusi. E niente. Quindi adesso mi faccio colazione, un po' di cazzeggio, un pochino e poi, come al solito, ci si prepara e si parte. Eccoci qua. Andiamo al lavoro. Si va al lavoro, sono le 8:13. Sono partito un paio di minuti di ritardo. Però non penso che sia troppo un problema. Arriverò alle 35, no? Vediamo, speriamo. Come dicevo, oggi c'è da fare la visita medica al lavoro, quindi mi controllano anche quanto ho perso e se ho soffio al cuore, se mi sto cagando addosso, insomma, fanno un check completo, mi strizzano un po' le palle. Poi basta, oggi la maggior parte dei miei colleghi sono in smart working, quindi non vedo l'ora che diano smart working anche a me. Il capo mi ha detto che, cioè, ci vuole almeno il primo mese dove sto lì, faccio formazione e poi quando sono indipendente, quando riesco a vestirmi da solo, mi lascia stare. Io non vedo l'ora, siamo a metà perché oggi è la esattamente seconda settimana, perché sono stato assunto 2 giovedì fa e quindi siamo a metà tempo. Quello che farò adesso io sarà, mi ascolto videouzzi un po' per rilassarmi, che non sono riuscito a fare ieri, insomma, perché tra la passeggiata e tutto non ho avuto il tempo. Oramai qua sono arrivato, parcheggio, vado al lavoro. Comunque si sente che non ho bevuto il caffè, eh? Cioè io non sono per niente abituato a berlo, ma gli ultimi 2 giorni mi sentivo molto meno stanco di adesso. Mannaggia a me che prendo solo la banana e le arance e il succo all'albicocca. Vabbè, ora ragazzi, che ci devo fare? Magari al lavoro ora me lo bevo, probabilmente. Visita oculistica fatta, mi ha fatto pure il vaccino al tetano, ora sono a posto. Dove? Ho ancora questo, devo toglierlo. Cioè, a dire la verità, ho finito 20 minuti fa, ma ero al telefono, quindi non sono riuscito a fare il video. E c'è, cioè, veramente un tempo che non è che promette tantissimo, a dire la verità. Anzi, per niente, io vorrei ora. Vado a casa, vado in bagno, mi vado a fare una passeggiatina, magari un'oretta, così vediamo un po' com'è la situazione. Scongelo anche la cena per stasera, che dovrei avere ospiti. Poi, l'altro ieri era il compleanno di mio nonno che ha fatto la bellezza di 93 anni, arrivarci, e quindi questo sabato io non so se riesco ad esserci, ma ci sarà un aperitivo tra parenti, un po' così per festeggiare. Che arrivare a 93 anni facendo tutti i giorni sudoku, parole crociate, camminare e quant'altro, cioè, voglia, mi fa il culo lui, Dio santo. E perché questo sabato appunto devo lavorare, non ho i cadaveri la mattina, quelle vabbè, i cadaveri, non ho il lavoro non ho un lavoro la mattina. Vi spiegherò più nel dettaglio in futuro cosa dovrò fare o vi farò vedere magari in uno story time delle cosine. Però ce l'ho il pomeriggio, quindi la mattina in teoria vado a vedere, ho degli appuntamenti, voglio andare a vedere degli appartamenti. E poi il pomeriggio invece devo andare a fare dei video a questo catering che fa tipo un'inaugurazione, quindi vogliono sponsorizzarsi e io devo lavorare. Si fattura. Successivamente, domani sera, dopodomani, scusate, ho detto, vabbè, sabato sera, poi se non piove, se il nostro signore lo vuole,
e col bel tempo andrò all'Andaro Fest, che è a Villare sulle Torricelle qua a Verona, e avrei molto, molta voglia di andarci, perché Villare è la villa dove io ho fatto il 18° compleanno, e quindi insomma mi piacerebbe un pochino rivivere quei momenti a distanza di 10 anni e vedere quanto è cambiato. Cioè, pensate, io avevo noleggiato un'intera villa per 150 euro per una sera, ma stavo scherzando, cioè ora sarebbe uno impossibile, due inaccessibile, tre si mettono a ridere per sta roba. Bei tempi, bei tempi. Niente, domani invece ho la trasferta, mi lasciano guidare il Q5 aziendale, che dobbiamo andare a Bergamo il pomeriggio, perché dobbiamo innanzitutto visitare delle nuove attrezzature dell'azienda madre, diciamo quella a Bergamo, e poi viene gentilmente, agilmente offerto un aperitivo ai colleghi, a tutti noi. Solo che io ho detto che guido all'andata, non ho detto che guido al ritorno, quindi vediamo se riesco a passare la palla al balzo a qualcuno, anche perché un paio di bicchieri, vabbè che c'è 0,5, però un paio di bicchieri me li vorrei anche fare. E poi non posso sbronzarmi, perché comunque prendendo il Q5, anche non guidassi il ritorno, poi torniamo in sede, da lì dovrò prendere la macchina per tornare a casa, quindi ugualmente non posso, non si beve, ragazzi, non si guida, non si beve, le due cose assieme no. Però appena arrivo a casa, da lì, anche se sono da solo, mi apro una bottiglia di vino, mi sbronzo. No, situazione sana, cerchiamo noi, sana. Allora, signori, noi ci aggiorniamo dopo. Io arrivo a casa e poi passeggiati. Cosa sto facendo? Ah, e vi devo rivelare che queste scarpe alla fine sono veramente comode. E tutto sommato non si sono ancora sporcate, quindi top. Comunque ero tanto così da andare a piedi, ma alla fine, visto che ci mettevo mezz'ora ad andare, mezz'ora a tornare, è quell'ora che perdo. E visto che sono già le 7, non riesco a far tutto. Andiamo con calma, perché se no qua, visto che l'asfalto è anche bagnato, non è il massimo. Comunque ora siamo arrivati e dopo mi sto scongelando il salmone e le patate stasera, e quindi stiamo anche abbastanza sani, visto che sono sempre fast. Sono andato a salutare un paio di persone qua vicino e adesso torno a casa, che devo iniziare anche a cucinare, sperando che il salmone si sia. Sono pure in riserva. Insomma, mai una gioia qua, non si può mai stare tranquilli. Solo che ora sinceramente ho zero voglia di andare a fare il pieno, proprio fame, tornare a casa. Tornare a casa, fare le mie cose, sistemarmi, anche stasera volevo uscire. Niente, ragazzi, alla fine sto facendo il pieno, perché mannaggia me, le cose non si possono posticipare. Allora, oh, ecco, ora vedete anche voi, prima non si vedeva assolutamente niente. 7,90 va più che bene, molto bene. Boh, andiamo tutto. Allora, ragazzi, sono esattamente le 10:01 e adesso finalmente possiamo sgranocchiare qualcosa. Quindi abbiamo fatto un pochino di salmone alla senape, delle patate piccanti con il paprika, il peperoncino e altre spezzettine. Abbiamo un limone del giardino che ora andrò, insomma, a spremere, e il pane, l'ultimo panino di Too Good To Go, l'unico almeno di dimensioni modeste, e oltre a questo un po' di Philadelphia, e buon appetito, ragazzi. Sono indeciso tra la Philadelphia e la maionese, mi sa che farò un po' di maionese per le patate, vediamo la Philadelphia se riesco a centrarla col salmone. Andiamo all'assaggio intanto delle patate. Giuste? D'altronde sono re delle patate, se vi ricordate, quindi cioè, come faccio a sbagliarle?
sono più curioso del salmone. Io non sono un amante del pesce, nel senso che la carne la so cucinare abbastanza bene, il pesce rimane un pochino il mio tallone d'Achille. È un po' il mio problema NP completo. Sì, quello era una fetta. Cotto al top, ragazzi. Cotto al top. Pezzettino di pane. Spalmiamo un pochino di Philadelphia sopra. Prendiamo un pochino di salmone, come fosse un gelato. Spalmato sopra così. Guardatelo bene, che juicy. E ora lo assaggiamo. Buonissimo, ragazzi. Vabbè, perdonate la qualità decisamente inferiore a questa quella della webcam. E grazie di aver visto questo video. Noi ci vediamo domani alle 11 per il prossimo. Ricordatevi, mettete mi piace, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate di questo. E noi ci vediamo domani, ragazzi, la seconda trasferta.